E appena stata archiviata la trasferta di Grosseto, che questa nuova collocazione del calendario per la Serie B, che prevede due confronti, diciamo un po' all'inglese, durante le vacanze di Natale, prima comunque della lunga pausa di gennaio, dicevo che al Granillo arriva il Vicenza. Ci sono tanti motivi per cui noi aspettiamo questo confronto, innanzitutto per sperare in quella continuità che, unita al recupero di qualche punto dalla penalizzazione, potrebbe mettere la Regina in una posizione di classifica decisamente più tranquilla. A Grosseto la seconda vittoria fuori casa dopo quella di Bari. Come a Bari la partita l'ha decisa Comi, settimo gol in stagione, e Comi che ha segnato 5 degli ultimi 8 gol della Regina. Comi che a quota 7 raggiunge Barilla nella storia dei marcatori Amaranto. Naturalmente la differenza sta nel fatto che Comi è alla Regina solo da quest'anno. Ci corre l'obbligo di guardare sempre la posizione la proiezione della media salvezza. Una proiezione attualmente prevista a 40 punti. Naturalmente la media salvezza crescerà poi nel corso del girone di ritorno, ma in questo momento è a 40 punti, la stessa media che ha la Regina proiettata sul finale. In realtà, con i punti sul campo, la Regina sarebbe addirittura a quota di proiezione, a quota 46. E quindi sarebbe in una zona, in una, come dire, in una prospettiva decisamente migliore. C'è una cosa che voglio osservare, perché spesso si parla di questa benedetta regina: se gioca bene perde, si sottolinea che comunque ha perso, che non è riuscita a mantenere il risultato; se gioca non bene e vince, si sottolinea che ha avuto fortuna. La Regina a Grosseto un po' di fortuna l'ha avuta, se l'è meritata sul campo ed è andata a recuperare la sfortuna che aveva avuto con il Grosseto, con il Cittadella. Quindi è tanto vero quello che io dico che, tutto sommato, se guardiamo le ultime quattro partite in trasferta, la Regina è messa molto bene perché ha perso una sola volta, peraltro a Sassuolo, quindi una sconfitta non deprecabile, e poi ha avuto due vittorie e un pareggio, quindi diciamo che sicuramente è questo un elemento che va valutato. Gli elementi vanno valutati con freddezza, non c'è motivo di esaltarsi né motivo di deprimersi. Bisogna che, in modo particolare dalla nostra classe dei giornalisti, bisogna che guardiamo le cose. Non dobbiamo fare scoop con dichiarazioni che ci mettano. C'è una corsa un pochino a metterci sempre nella posizione di chi dice: lui veramente è super partes, è regino e abita Reggio, è regino e non abita Reggio, però se c'è da parlare male parla. Sì, è vero, se c'è da parlare male si parla male della regina. Non si devono cercare gli elementi negativi a tutti i costi. Dicevamo che si gioca il 26 dicembre e si gioca il 30 dicembre. Pensate, solo una volta in questa data ha giocato la Regina, e nel lontano 1971 c'è stato un pareggio interno col Foggia. Certo, i giorni che vanno dal 22 al 6 gennaio saranno sempre meno, man mano che, anche quando parleremo del 30 dicembre, molto probabilmente non parleremo nella parte storica della scheda, non parleremo di tanti incontri. È un incontro, quello di col Vicenza, che ha anche un'esperienza di Serie A. E direi che addirittura proprio il primo appuntamento si è giocato in Serie A, vinto dagli Amaranto con gol di Brevi, e pensate, era il 24 dicembre dell'anno 2000, quindi praticamente una data simile a quella in cui si giocherà. Nel complesso, tre vittorie regine e due dei vicentini. C'è una curiosità: il Vicenza ha espugnato il Granillo all'ultima dello scorso campionato,
E se dovessimo scrivere un articolo dovremmo dire ultima vittoria del Vicenza, esattamente l'ultima vittoria dei vicentini a Reggio e la vittoria del Vicenza contro del Vicenza oggi di Breda contro la Regina allora di Breda, quasi che c'è una sorta di confronto tutto tra Breda. I veneti hanno raccolto in questo campionato 3 vittorie, 10 pareggi e 7 sconfitte. I 10 pareggi con Cittadella e Lanciano rappresentano il massimo numero di pareggi di una squadra in questo torneo. Fuori casa ha raccolto 6 punti, lo abbiamo detto, è frutto di 6 pareggi perché l'ultima vittoria è dello scorso campionato appunto al Granillo, come abbiamo ricordato. Attenzione a Malonga, che è il capocannoniere con 6 gol. Per la verità Malonga aveva iniziato alla grande, in realtà adesso dal 10 novembre non segna più. Sul podio anche Castiglia 4 gol, non è il nostro ovviamente, e Pinardi 3. Ma la difesa Amaranto deve guardare a vista i goleador di testa Gentili, Giacomelle e Misuraca ed evitare i rigoristi infallibili Plasmati e Gentili. Plasmati l'anno scorso ci ha segnato 2 gol alla Regina con la maglia del Varese. 3 rigori ha subito, o meglio dire 3 rigori sono stati decretati contro il Vicenza, 3 i gol subiti. Attenzione ai tempi di recupero, perché in quel segmento estremo dell'incontro la squadra di Breda può dare il dolore, il dispiacere di fare gol all'avversario, ma allo stesso modo subisce gol. Padalino per la Samp e, come detto, Plasmati per il Varese hanno segnato alla Regina. Gli ex sono, il più importante è Breda. Breda ha un'altra particolarità, guardate, Breda veramente si porta appresso tutta una serie di particolarità. Lui, il Vicenza ha vinto, il suo Vicenza ha vinto l'ultima volta a Reggio quando sua era la Regina. E poi Breda, io nelle statistiche ufficiali non lo vedo indicato con l'informazione che sto per darvi, ma perdonatemi, la mia è informazione più corretta, perché Breda con la Regina ha avuto 45,5 panchine, perché una panchina non è stata una presenza, ma è stata mezza presenza il secondo tempo del recupero Torino-Regina. In realtà poi le presenze sono 46, perché ma mi piace dare questo spaccato. Poi c'è Danti, non so quanti ricordino ancora Danti come giocatore della Regina. Lui ha fatto con gli Amaranto 7 presenze, è un grande squillo di tromba, l'ha fatto a Torino quando andò in vantaggio la Regina con un euro gol di tacco contro il Torino. Poi recuperò invece Bianchi. Bombaggi squalificato. Io ho scritto nella mia scheda Bombaggi squalificato, espulso a Grosseto, dove non ha capito niente dal primo secondo del subentro. Dionigi, l'ho ascoltato oggi in conferenza stampa, ha detto Bombaggi ha dato un contributo di qualità alla squadra. Io non metto in discussione la migliore capacità di Dionigi di giudicare la prestazione di Bombaggi. Barilla, Etemai, Armellino ed Eli sono invece in diffida. Dionigi e Breda non si sono mai incontrati, Dionigi non ha mai sfidato il Vicenza, né Breda la Regina. L'arbitro si chiama Cervellera, esattamente Angelo Cervellera, viene da Taranto per la 3ª volta al Granillo dopo aver fischiato 2 vittorie della Regina contro il Grosseto e poi più di recente contro il Grosseto l'anno scorso e poi più di recente con il Novara 6 ottobre 2012. Ero presente al Granillo, quindi lo ricordo meglio. 2 pareggi e 1 sconfitta per i vicentini. L'arbitro sarà coadiuvato da Di Francesco e Lo Cicero, Di Francesco di Teramo e Lo Cicero di Brescia. Una sola presenza in Serie A, questo mi insospettisce un po', vi spiego perché. È una sola presenza però è del 2010. Sembrerebbe, sulla base di un ragionamento logico, dedurre che è stato un po' bocciato per la Serie A. In Serie B fischierà per la partita numero 47,
Ci piace che il segno prevalente di queste 47, partite sia l'1, 22 volte, 20 volte il pari, solo 4 volte la vittoria della squadra in viaggio. Dunque, questa è un po' la fotografia della regina in vista di questo confronto. Ne seguirà un altro con l'Empoli alle 12.30. Noi non ci nascondiamo dietro le preoccupazioni scaramantiche. Certo, 6 punti in queste due partite e 2 punti subito dopo la Befana con la restituzione di una parte della penalizzazione, beh, insomma, metterebbero veramente la regina nella condizione di giocare un po' più, un po' meno con l'assillo assoluto. Forse una squadra giovane con un tecnico al debutto in questa serie, senza l'assillo, finisce per sviluppare meglio quel gioco che tutto sommato non sarà eccelso, ma che ha un livello sufficiente e nelle corde degli Amaranto. Buon Natale ai tifosi, buon Natale a tutti, anche ai non tifosi. Io dico buon Natale ai tifosi perché difficilmente questa scheda l'andranno ad ascoltare quelli che non sono tifosi e addirittura che non sono tifosi della regina.